Buonasera a tutti, grazie per venire così numerosi, sono contento. Purtroppo il numero delle persone che possiamo ospitare è contingentato, per cui qualcuno è dovuto rimanere a casa, ma questa sera abbiamo la diretta, quindi facciamo questo esperimento e così almeno anche chi è a casa ci può vedere, saluto anche chi è a casa. Questa sera abbiamo con noi il professor Andrea Lanza, che molti di voi già conosceranno. Già qualche settimana fa Caterina ci ha parlato delle costellazioni del cielo invernale e autunnale. Questa sera il professor Lanza più ampiamente, quindi su tutte le costellazioni dell'emisfero nord, ci racconterà un pochino sul discorso dei nomi delle costellazioni mitiche che stanno dietro, come sono nate le storie e tante altre cose molto interessanti. Per cui lascio la parola a Andrea, la ringrazio e grazie. Allora mi abbasso la mascherina anch'io, così tanto vedo con gli occhiali, già che posso, una sensazione particolare. Allora, questa sera io, contrariamente a quello che faccio di solito, cioè parlare di matematica e di fisica, parlerò di cose che non è che mi competano molto direttamente, cioè di mitologia greca. Spero che di riuscire in qualche modo comunque a intrattenervi per un po' di tempo. Però prima di cominciare vorrei fare una vera e propria avvertenza, anche perché vedo diverse signore in sala. Ecco, non sarò assolutamente politically correct, nel senso che purtroppo i miti greci sono tutto tranne che politically correct e rispettosi del ruolo della dignità della donna. Non è colpa mia, uno potrebbe anche pensare di riscriverli in toto, però forse non sarebbero così interessanti, per cui vedremo veramente delle storie anche abbastanza pesanti, di stupri, di violenze nei confronti delle donne. Siate preparati, purtroppo la mitologia è stata scritta 2700 anni fa e non c'era la sensibilità che c'è adesso, speriamo. Quindi, dopo questa avvertenza, mi piacerebbe parlarvi velocemente di che cosa vedremo oggi. Parleremo di una serie di costellazioni o agglomerati di stelle, di cui alcune sono sicuramente note a tutti, alcune un pochino meno. In particolare credo che per esempio la prima, sulla ruota di Sione, non sia così tanto così nota al punto. Quindi partiamo da che cos'è questa ruota di Sione e quindi il mito agganciato. Allora, questo è un ritrovamento che è stato fatto in Italia, sembra un po' l'uomo di Leonardo, però peccato che ha un paio di migliaia di anni di più, cioè di più nel senso, è più antico. Vedete quest'uomo incatenato in questa ruota, in realtà è una ruota infuocata, e diciamo, chi era Issione? Issione era un re della Tessaglia e decide di sposare Dia, che è la figlia del re Deione. Spero di non sbagliare troppi accenti anche qua. Il re degli Odeo gli fa una marea di promesse, dice guarda, se posso sposare tua figlia, poi farò questo, poi farò quell'altro, eccetera, no? Si impegna fortemente, se non che poi dopo aver ottenuto lo scopo di maritarsi con la figlia, non fa nulla di tutto ciò che aveva promesso. A un certo momento degli Odeo gli chiede conto e lui dice vabbè, guarda, non c'è problema, vieni a casa mia, ti invito, parliamo un attimo, prego accomodati lì, e lo butta in una fornace ardente piena di carbone e quindi diciamo che risolve il problema. Allora a questo punto il buon Issione si è reso reo di spergiuro e poi tradimento degli ospiti, quindi diciamo che la sua fama va un po' declinata, cioè diciamo sta un po' scemando, e allora deve trovare qualcuno che lo giustifichi, nel senso qualcuno che dice vabbè, tutto sommato hai fatto bene, problema, fai pure avanti così. Non trova nessuno che lo giustifichi, tranne uno, che è Zeus. Perché Zeus era il primo che, pur di possedere una donna, faceva le peggio cose. E conseguentemente gli dice, ma sì, dai, se sei un bravo ragazzo, tutto sommato, dai. E lo perdona. E perdonandolo gli dà anche da bere l'ambrosia, per cui lo rende anche immortale. E Issione effettivamente è grato a Zeus, è talmente grato che tenta di violentare la moglie, cioè Era, per esprimere la sua gratitudine, no? Per segno di gratitudine. Però Zeus non è ancora proprio convinto del tutto che Issione non sia proprio una persona per bene, per cui dice, ma tutto sommato, no, non è vero, cosa vuoi che
un'altra avvertenza, un po' dirò i nomi greci, un po' li dirò alla latina, quindi un po' sarà Era, un po' sarà Giunone, un po' sarà Giove, un po' Zeus. Dovrei cercare di rimanere ancorato più alla tradizione greca, però vabbè, ogni tanto mi sbaglierò. Quindi, non ancora convinto del tutto, il buon Zeus prende una nuvola e la forgia, la modella a forma di Era e la fa passare nelle vicinanze di Sione, il quale ovviamente la possiede, e tra l'altro da questa unione nascerà poi il centauro. A questo punto Zeus veramente capisce che insomma questo Sione è un po' esagerato, però l'ha pure reso immortale, per cui quello che può fare è inchiodarlo su una ruota infuocata e lanciare questa ruota nel cielo, dove si va a qualificare nel foro di rotazione, e il risultato è che Sione gira all'infinito in questa ruota infuocata. Questo è uno dei miti più antichi, ovviamente inerenti alla zona circumpolare. Ok, adesso si è rimesso andare. La prossima costellazione della quale voglio parlare invece è sicuramente ben più nota a tutti. Credo che in questo dipinto di Van Gogh si veda abbastanza bene di che cosa stiamo parlando, ovvero del Grande Carro, ovvero dell'Orsa Maggiore. È stata dipinta nel 1888, si trova a Musée d'Orsay, ma la cosa interessante è che qualche anno fa un astrofisico italiano, peraltro, si è dilettato a cercare di capire qualcosa di più, cioè perché effettivamente la rappresentazione delle stelle era piuttosto fedele, per cui con un programma di costellari, per capirci, che qua sicuramente sapete di cosa sto parlando, ha ricostruito la posizione delle stelle intorno al 1888 e quindi ha deciso che questo dipinto è stato fatto fra il 20 e il 30 di settembre alle ore 22:30 e è possibile guardare la posizione delle stelle, allora purtroppo non si vede benissimo, ma se ne vedono molte altre, e la perfetta rappresentazione che ha dato Van Gogh delle stelle nei punti proprio esattamente nei quali le vedeva. E quindi parliamo ovviamente è una costellazione antichissima, questa è l'unica cosa che dirò di matematica, nel senso che pronuncerò il nome Talete e basta, è l'unica cosa che dirò, basta, ma no. Finisce lì la matematica, nel senso che Talete l'ha preso questo nome dal suo viaggio dove era stato in Mesopotamia, ma in realtà compare anche nella tradizione ebraica, solo che loro lo chiamavano il carro da morto, non so per però comunque è sempre un carro. Da questa costellazione, chiamandola Grande Carro, chiamandola Orsa Maggiore, derivano due termini che noi utilizziamo spessissimo, che sono settentrione e arco. Settentrione, sicuramente lo sapete, è legato al fatto che c'era questo carro, era trainato da sette buoi, e quindi c'erano sette trattori. In latino i sette trattori sono i septentriones che tirano, e dato che il Grande Carro è fondamentale per individuare il nord, perché tramite quello si può arrivare facilmente a Polare, che invece di per sé non è così facilmente visualizzabile, quindi il termine septentriones per indicare il nord nel tempo si è evoluto e è diventato settentrione, che indica genericamente il nord. L'altro termine è artico, quello invece viene dal greco arctos, perché significa, come si dice, orso. E quindi artico deriva dal nome greco arte, dell'orsa. Uno dei miti su cui adesso ci concentriamo ora è proprio quello dell'orsa maggiore. La protagonista, se non malgrado, ahimè, è Callisto, che era figlia di Licaone, che è un re dell'Arcadia, era la favorita della dea Artemide. Cosa significa? La dea Artemide cacciava, andava a caccia, e con uno stuolo di ninfe, tra cui la favorita era proprio questa Callisto. Era una donna bellissima, una ragazza, ovviamente vergine, perché come Artemide era la dea anche della castità, così dovevano essere tutte le ninfe, e purtroppo un giorno ha fatto un brutto incontro. Ve lo potrei raccontare io, ma c'è un tizio che l'ha fatto meglio di me un po' di anni fa, Ovidio, e quindi vi leggerò un pezzo di Ovidio, quello proprio purtroppo dell'incontro sfortunato che fece
Callisto. Allora Zeus era lì a zonzo, girava, e mi dovrei vedere un po' di più perché già vedo poco io. Proviamo a essere qua, vedo qualcosa di più. Ok. Allora, mentre va e viene frequente, rimase incantato da una fanciulla arcade e gli si accese una fiamma penetrante nelle sue ossa. Costei non lavorava la lana cardandola, né adornava la chioma con varie acconciature. Quando una fibbia aveva fermato la veste, una benda bianca aveva raccolto i capelli non curati e aveva preso in mano una volta un giavellotto ben tornito, un'altra un arco, era proprio un soldato di fede. Mai nessuna fanciulla più cara a Diana frequentò il Minas, ma nessuna preferenza dura a lungo. Cioè, una ragazza ha questo cuore, nel senso, ci ha raccontato, non una che truccasse in modo particolare. Il sole già alto percorreva lo spazio celeste oltre la metà, quando la fanciulla s'addentra in un bosco mai tagliato in nessuna epoca. Qui toglie dalla spalla la faretra e allenta il... allenta il flessibile arco, si mette poi a giacere sul suolo erboso e appoggia il capo sulla faretra malopinta. Appena Giove la vide, stanca e senza un custode accanto, di questa scappatella amorosa di certo la moglie mia non verrà a sapere, disse. O se neanche ne avrà sentore, ma sì, ne vale la pena un inverno. Subito prende le sembianze e l'abito di Diana e la interpella. O fanciulla, che sei una delle mie compagne, su quali balze hai calciato? La fanciulla si solleva dall'erba e salve un nume, disse, a mio giudizio più potente di Giove, che egli ascolti pure. Ascolta e ride Giove, si compiace di essere preferito a se stesso. Le appioppa baci poco casti e tali che una vergine non dovrebbe dare. Mentre quella si accingeva a dire dove era andata a caccia, la trattiene con un abbraccio e si rivela con la sua intenzione criminosa. Quella si oppone di certo, per quanto è possibile a una donna, o Giunone, avresti dovuto vederla, saresti più indulgente. Ovviamente con Giunone si arrabbia molto, con lei. Ma una fanciulla, come avrebbe potuto battere un uomo? O chi lo avrebbe potuto, con Giove, il quale dopo la vittoria ritorna alla dimora celeste? A lei sono motivo di odio il bosco e la complice selva, e andandosene da là si dimenticò quasi di prendere la faretra con le frecce e l'arco che aveva appeso a un albero. Ovviamente sconvolta se ne va via. Ora torna poi Diana con le altre, lei subito ha paura che non ci sarà mica di nuovo Giove, poi invece si rende conto che poi ci sono le altre fanciulle, quindi vanno via insieme, però lei è diventata più scura, lei era sempre la prima, invece sta in disparte perché sente il peso della colpa, parole sue, e quindi passa un po' di tempo e succede questo. Ricomparivano le corna della luna per la nona volta, cioè erano passati 9 mesi. Quando la dea, stanca per la caccia fatta, sotto i dardi del fratello, perché il fratello di Diana era il dio Apollo, Elios, diciamo in greco, raggiunse la frescura di un bosco dal quale mormorando scorreva un ruscello che faceva rotolare la ghiaia levigata. Contenta del posto, toccò col piede la superficie dell'acqua, apprezzando anche questa. Non c'è alcuno che ci osservi, disse, bagniamo i nostri corpi nudi tuffandoci in queste acque. La fanciulla Parrasia, perché è una regione da cui proveniva Callisto, una regione della Grecia, arrossì di vergogna, tutte le pongono i veli ad essa sono, ed essa sola è indugia. Ma mentre esita le viene sfilata la veste deposta alla quale fu evidente la colpa insieme alla nudità del corpo. A lei che attonita voleva coprire il grembo con le mani, va lontano, disse la dea Cinzia. Cinzia perché è nata sul monte Cinto, la dea. E non contaminare le sacre fonti, e lei comandò di allontanarsi dal suo corpo. Già da tempo la moglie del grande Tonante, cioè era venuta a conoscenza del fatto, ma aveva rimandato la grave punizione a tempi migliori. In un certo momento non ci fu più motivo di rinvio, in quanto era nato da quella concubina un bambino, Arcade, proprio di ciò si dolse Giunone. Non appena rivolse loro lo sguardo e l'animo furioso. Certo, mancava anche questo, disse, che tu adultera fossi feconda e opera del tuo parto l'offesa mia divenisse nota e venisse provata l'azione disonorevole del mio Giove. Ma non eviterai la pena che ti toglierò la bella forma di cui ti compiace per cui piace a mio marito, sfrontata. Finì di dire e afferrati i capelli di lei che le stava di fronte la buttò a terra. Essa supplicò
Riccardo tendeva le braccia, ma le braccia rinunciarono a coprirsi di nero pelame, le mani a incurvarsi, ad allungarsi comunque ad unghie e a far da piedi. Il bel viso, che prima era stato amato da Giove, si deformò a causa di una larga faucia, perché suppliche e preghiere non commuovessero gli animi, le viene tolta la facoltà di parlare. Dalla gola arrotita esce solo una voce piena di ira, minacciosa, terrificante. Rimase tuttavia l'originaria capacità di pensare, anche dopo la metamorfosi in orsa, e attestando con gemiti continui il proprio dolore, leva al cielo e alle stelle quelle specie di mani e percepisce l'ingratitudine di Giove, anche se non osa dirlo. La storia va avanti, ci racconta che lei vede i cacciatori, voglia di andare dai cacciatori, i quali le tirano le frecce, vede gli orsi e scappa, perché cioè lei è sempre stata cacciatrice, invece è diventata una fiera, e succede che a un certo momento si trova davanti a Arturo. Arturo è il figlio di Arctos, del Greta, dell'orso. Si trova davanti a Arturo che, essendo un cacciatore, incocca una freccia e le sta per infilzare. A questo punto interviene Giove e prende tutti quanti e li mette in cima. Infatti Arturo è la costellazione di Butte, che comunque si trova abbastanza vicino al grande carro. A questo punto Giorgio non ne s'arrabbia veramente, perché, e sentiamo cosa dice: si gonfiò di ira Giunone una volta che la concubina risplendente fra le stelle, e discese nel mare a trovare la bianca Teti e il vecchio oceano, verso i quali gli dei sogliono nutrire timore reverenziale. A loro che chiedevano il motivo della sua venuta, essa comincia a dire, si prende in giro da sola: voi chiedete perché io, la regina degli dei, dalle sedi celesti mi trovi qui? Un'altra domina il cielo al mio posto. Che io sia sbugiardata se, quando la notte ha riempito di tenebre l'universo, non vedrete nella sommità del cielo altre stelle da poco onorate. Mio tormento, là dove l'ultimo cerchio dell'estensione ridottissima abbraccia l'estremità dell'asse. Ora vi è un motivo per cui uno qualsiasi non avrà voglia di offendere Giunone e la non la temerà dopo averla offesa, l'unica che volendo nuocere riesce ad aiutare? Oh, che grande azione portai a termine! Quanto è grande la mia potenza! Le tolsi la natura umana, fu fatta dea. In tal modo io assegno le pene ai colpevoli? In tal maniera si manifesta il mio grande potere? Le restituisca l'antico aspetto e le tolga il volto da fiera, come ha fatto prima con Foronide di Argo, perché dopo avermi ripudiata non la sposa e non la introduce nel mio tavolo, scegliendo per suocero di Caone? Ora voi, si vi commuove il disprezzo e l'offesa recata alla vostra pupilla, tenete lontane dal ceruleo mare le sette stelle e cacciate quelle costellazioni accolte in cielo per ricompensa dello stupro, perché la concubina non abbia a bagnarsi nell'acqua pura. Ci sta spiegando che queste sono costellazioni circumpolari e quindi non tramontano mai, non vanno mai a bagnarsi nel mare. Per questo, infatti, poi dice, le due divinità marine dettero loro assenso, e quindi diciamo che la cosa finisce in questa maniera, nel senso, almeno Giunone ha la ricompensa che queste stelle qui non possano mai andare a bagnarsi nel mare. Quindi, questo è il brano che abbiamo letto, e passiamo un po' velocemente a un'altra costellazione, chiamiamola, un'altra formazione visibile del cielo, la Via Lattea. Sappiamo tutti che è semplicemente la vista di taglio della zona centrale della nostra galassia, però ci sono diverse miti agganciati alla Via Lattea. Quelli che presento sono quello di Ercole, che sicuramente conoscerete, immagino, tutti quanti, e l'altro di Fetonte, forse un po' meno noto. Allora Zeus, tanto per cambiare, desidera un figlio da Alcmene, che è una discendente di Perseo. Però questa volta Zeus decide di non violentare Alcmene. Fa qualcosa di diverso, cioè assume l'aspetto del marito. Il marito si chiama Anfitrione. Per cui entra nel letto di Alcmene sotto mentite spoglie. Ma non contento, prima dice al sole: sole, fammi un po' un favore, che ho bisogno dei miei tempi, per tre giorni non sorge. E sole dice: ma la gente se ne accorge, va bene, manda una nebbia soporifera, perché io così per tre giorni me la spasso.
E così avviene. E per tre giorni Giove, diciamo, ha rapporti con Agamennone, però anche Giove evidentemente ha dei limiti, per cui ogni tanto deve mandare in campo il sostituto, per cui ogni tanto esce e entra il marito vero. Per cui questa signora ha per tre giorni rapporti un po' con Zeus e un po' col marito. Il risultato: rimane duplicemente incinta di due gemelli. Uno Ercole, sarà figlio di Zeus, e uno sarà Euristeo, figlio di Amfitrione. Ora le cose non si sa come mai, non c'era Facebook, ma comunque le sapevano tutti dopo un attimo, e quindi Amfitrione scopre questa cosa qui. E quindi che cosa fa? Qual è la cosa giusta da fare? Bruciare la moglie, in fondo è colpa sua, no? E quindi decide di bruciare la moglie su una pira, la mette su una pira, accende, ma interviene Zeus e fa piovere, perché comunque c'era dentro suo figlio e quindi non gli andava. E quindi a questo punto lui dice: vabbè, ti perdono, ha capito che comunque con Zeus finiva sempre male, e quindi va bene così. Zeus ha fatto anche una promessa che il primo che sarebbe nato sarebbe stato, vabbè, di Micene, il primo genio. Allora Giunone, come sempre, non la prende particolarmente bene e dice: vabbè, almeno facciamo in modo che non sia il figlio di Zeus. E così i due gemelli, uno nasce di 7 mesi e uno di 9 mesi. Mi viene in mente una battuta di Frate Antonino Tascasazza, cioè Nino Frassica, quando era quelli della notte, cioè due fratelli gemelli, uno di 9 e uno di 11 anni. Ecco, questi erano due fratelli gemelli, ma uno è nato 2 mesi prima dell'altro. E quindi nasce prima Euristeo, e così almeno la piccola rivalsa di Giunone, il figlio di Zeus, non sarà grandicino. Non contenta, allo scadere del 9° mese, Giunone va a parlare con Ilizia, la dea del parto, e dice: guarda, ce la facciamo a fare ancora qualcosa di brutto. E così dice: ci penso io. Allora, avrei bisogno di una sedia. E Ilizia, la dea del parto, praticamente pensando all'almena che deve partorire, si mette in questa cosa qui. Ora, io vi garantisco che non ho mai partorito, ma sono sicuro che questa non è la cosa giusta per partorire. Quindi sterla le gambe e la povera Alcmena comincia un travaglio che dura 1 settimana. Dopo 1 settimana una delle ancelle di Ilizia comincia a pensare che forse c'è qualcosa che non va e capisce tutto, perché la sveglia, e ovviamente a rischio della propria vita, perché sapeva già lei come sarebbe andata a finire, ricorre a uno stratagemma, cioè va da Ilizia e le dice: sai, hai saputo di Alcmena, finalmente ha partorito. E questa qui, che ha messo in questa cosa, dice: ma com'è possibile? E facendo così ti vai a caricare, e Alcmena a questo punto partorisce finalmente, no? Cioè si libera. Ovviamente Galanti non fa una ottima fine, che è quella che ha fatto l'inganno, e viene trasformata in una donnola. Ora, poteva andare peggio, tutto sommato, nel senso la donna è comunque un animale simpatico, tutto sommato, quindi. Vabbè, e quindi Ercole nasce. Tra l'altro questa cosa qui viene raccontata, io ve l'ho raccontata ora, in realtà viene raccontata dopo che è morto Ercole da Alcmena stessa a, non mi ricordo come si chiama, a quella che segue Deina, vabbè, insomma, ci arriviamo, fate finta che non la vedo. Tanto volevo dire io. Allora, nasce Ercole e lo allatta Era, cioè la moglie di Zeus. E qua c'è un piccolo mistero. Ci sono due versioni. Nella prima versione lo allatta volontariamente. Praticamente Alcmena, nel momento in cui partorisce, scappa, perché ha visto la fine che aveva fatto Callisto, ha detto: un marca malissimo qua, no? E quindi scompare, proprio non se ne sa più niente. E molla il bambino e dice: vabbè, qualcuno ci penserà. Allora Atena vede questo bambino, che sa tutto, e guida Era e dice: ma guarda questo bel bambino, questa madre snaturata che l'ha abbandonata, perché non lo prendi tu? E effettivamente è un bellissimo bambino, perché comunque era figlio di questa donna bellissima, e a sua volta è figlio comunque anche di Zeus, quindi sicuramente era un bel bambone, tra l'altro sarà stato. E quindi lei lo prende e decide di allattarlo. Solo che nel momento in cui lei si scopre il seno per allattarlo,
Ercole si butta con una tale foga sul seno di Era che parte uno schizzo di latte che va a formare la Via Lattea. Questa è la versione soft. La versione un po' più normale, l'altra, e dice che Era dormiva e Zeus, per farla sporca fino in fondo, le attacca al seno mentre dorme il bambino. Questo ciuccia come un bidone aspiratutto e quindi si sveglia lei e prende questo bambino e lo scaraventa giù dall'Olimpo, e questo povero bimbetto con una goccia di latte che esce, e comunque il risultato è sempre quello di creare la Via Lattea. Allora, abbiamo un dipinto che si chiama L'origine della Via Lattea di Rubens, dove si vede la versione numero 1, cioè Era sta volontariamente allattando Ercole e che parte, vedete che lui con le manine e che c'è uno schizzo di latte. E Rubens ha lavorato molto sulla mitologia, abbiamo diversi quadri di Rubens. Allora, cosa succede poi? Ercole è nato, cresce, è un fortissimo, compie, sapete, le 12 fatiche di Ercole, tra cui possiamo citare quella dell'idra, vi ricordate questo mostro che lui gli tagliava la testa, ma crescevano altre due teste. Allora qui si fa aiutare, con una mano taglia la testa, con l'altra brucia il collo prima che ricrescano. Lo cito questo perché che cosa, una volta che lui ha ucciso l'idra, intinge nel veleno dell'idra le frecce, e quindi le frecce di Ercole sono comunque mortali perché sono intrise del sangue dell'idra. Allora, gira che rigira, arriva un guado del fiume Evene in piena e dice Nisso, gli dice guarda, la porto io e la tua moglie, no? Perché è figlio di Sione, ve lo ricordate, no? Quel galante. E lui probabilmente aveva preso le stesse abitudini, perché ovviamente col cavolo che la porta sull'altra sponda, la porta verso un'isoletta per violentarla. Peccato che c'era Ercole che gli tira una freccia e lo ammazza. Però lo ammazza lentamente, perché comunque il veleno ci mette un po' di tempo. E qui purtroppo mi spiace dirlo, ma Deianira è un poco intelligente. Perché morendo Nisso architetta una vendetta da consumare postuma, per cui dice intingi nel mio sangue una camicia. Quando Ercole dovesse diminuire il suo amore verso di te, fagli indossare questa camicia, vedrai che ti tornerà fedelissimo. Ora, primo, come faceva avere una camicia degli Anir di Ercole? Perché non si può, forse sudava tanto e andava sempre in giro con un giro, perché lei sta guardando il fiume e c'è una camicia di Ercole, però lasciamo stare le abitudini. Comunque, detto questo, come fai a fidarti di uno che ha appena tentato di violentarti, è appena stato ucciso da tuo marito e che ti offre una cosa per fare favorire il suo amore? Comunque, ci crede. Torna da casa e tutto bene. Purtroppo a un certo momento Ercole va a fare un torneo e conosce questa Iole, bellissima ragazza, che si innamora di Ercole, non si sa se corrisposta o meno, ma comunque Deianira ha paura e quindi c'è il momento di tirare fuori la camicia di Nisso. Prende un valletto e dice porta al mio padrone, che appunto avrà come sempre sudato nella gara di tiro con l'arco, e dagli la camicia. Destino vuole, non si accorge che insieme alla camicia lei aveva anche bagnato col sangue di Nisso un fazzolettino, cioè uno straccetto. Quindi lei, il valletto parte, va verso Ercole, e lei le cade l'occhio sullo straccio che è caduto in terra e si rende conto che dove è caduto l'erba, cioè è morto tutto. Per cui lei capisce che ha fatto una belinata e corre disperatamente dietro al valletto, che però purtroppo è già arrivato e Ercole ha già indossato la camicia. Come indossa la camicia, il dolore è tremendo perché questa comincia a consumarlo. Tenete anche conto che Ercole comunque era anche lui immortale, perché era stato adottato da una dea, quindi comunque aveva anche dei problemi a morire. Lei non cerca di togliersi la camicia, ma questo gli fa sì che solo lui si strappi la pelle, la carne viva, una cosa terribile. E arriva, si rende conto e si suicida, e va bene, ce la siamo sbancati. Ma
A questo punto Ercole dice: mi brucio, mi do fuoco, costruisce una pira, ci si mette sopra e nessuno vuole dare fuoco a questa pira, perché comunque Ercole era l'eroe buono, tutto sommato, cioè nessuno lo voleva uccidere, no? Non capiva che comunque questo soffriva come una bestia. E quindi passa però di Filottete e dice: beh, accendo io, va bene. E allora in cambio ottiene l'arco di Ercole, che vuol dire una cosa mica da ridere come, come souvenir da portarsi dietro. Infatti nella Odissea Ulisse a un certo punto dice: solo Filottete mi batteva con l'arco. Ulisse veniva battuto da Filottete, mi batteva con l'arco nella terra dei Troiani, dove noi Achei tiravamo con l'arco. Bisognava forse fare l'antidoping a Filottete, perché usava l'arco, cioè, c'era il trucco, no? Nel senso, mi batteva in bicicletta, sì, però c'aveva il motore. E quindi, vabbè, insomma, comunque viene riportato Filottete anche nell'Odissea. E questa è l'immagine classica che si ha di Ercole in cielo, con la clava mentre sta uccidendo l'idra. E questo è il quadro fatto dal pollaiolo che ritrae Ercole nella stessa posa che sta uccidendo l'idra. E questo è uno dei due miti agganciati alla creazione della Via Lattea. L'altro è quello relativo a Fedone, è più breve, facciamo più presto. Questo lo racconto sempre a scuola io, perché viene bene in quarta liceo, capirete alla fine perché. E succede che Fedone era figlio del dio del sole, però non lo sapeva, nel senso che il dio del sole aveva fatto un figlio con una comune mortale che non gliel'aveva mai detto. Poi a un certo momento glielo dice. Allora lui decide di incontrare il padre e lo va a trovare, ha una quindicina di anni, però 15-20 anni in questo modo, va a trovarlo e qui di nuovo il mito, come spesso capita, i miti venivano raccontati per migliaia di anni, quindi prendevano mille sfaccettature diverse, no? Quindi io ve ne racconto un paio di versioni, ma sicuramente ce ne sono migliaia di versioni parallele. In una arriva lì, vede il carro del sole in questo dito e lo ruba, cioè come frega la macchina al padre, nel senso frega solo che era il carro del sole e scappa. E non è proprio facile guidare il carro del sole, perché immaginate che quattro cavalli deve avere. Nell'altra versione, un po' più triste, lui si rivela, il sole gli dice: sì, è vero, io sono tuo padre, ma sei davvero una... Sì, guarda, te lo giuro, è talmente vero che chiedimi pure tutto quello che vuoi e io acconsentirò. E a questo punto dice: voglio guidare il carro del sole. E a questo punto ormai il Dio ha dato la sua parola e quindi deve acconsentire. E quindi acconsentire, la morale è sempre la stessa, parte Fetonte col carro del sole e non riesce a tenerlo. Non riuscendo a tenerlo, e il carro esce. E esce di strada, vuol dire che comincia a bruciare il cielo. E la strisciata di fuoco che lascia è la Via Lattea, ma soprattutto il problema è che si dirige verso la terra. Dirigendosi verso la terra rischia di bruciare tutte le cose del creato, quindi Gea, la madre terra, chiede aiuto a Zeus e gli dice: guarda, fai qualcosa. E Zeus ovviamente fa quello che sa fare meglio, cioè punire, quindi folga Fetonte e qualcuno recupera il carro del sole, ma ormai il danno è stato fatto, questa bruciatura eterna rimarrà. Fetonte aveva un carissimo amico che si chiamava Cicno. E Cicno è triste perché è morto e quindi piange. Zeus punisce anche lui e lo trasforma in cigno, perché si lamentava del fatto che il suo amico fosse stato ucciso. Fetonte aveva anche delle sorelle e anche loro si mettono a piangere e non gli va bene neanche quello a Zeus, e quindi le trasforma in pioppi. Quindi per quello che dicevo, Anfitrione può essere stato, lo dice: vabbè, ok, va bene così, non la brucio, va bene. Perché insomma non c'era da scherzare tantissimo con Zeus. Allora le trasforma in pioppi, ma loro continuano a piangere. E cosa piangono? Resina, cioè ambra. E quindi l'ambra altro non è che le lacrime delle sorelle di Fetone. E l'ambra in greco si chiama electron. E l'ambra è stato uno dei primi materiali di cui sono state scoperte le proprietà elettrostatiche, cioè la termoelettricità, che vuol dire che se le strofinate attraggono dei piccoli pezzettini di pagliuzze, robe del genere. E quindi il termine electron, che indica
l'ambra in greco è quello, insomma, fa sì che praticamente l'elettronica l'ha inventata Fettoni. La cosa carina da sapere è che appunto le proprietà elettrostatiche dell'ambra sono state scoperte prima del VII secolo avanti Cristo. E non c'è l'ambra in Grecia, perché l'ambra viene, è un fossile, quindi ci vogliono prima i giacimenti di carbone e insieme al carbone c'è la resina che si è fossilizzata. E dove sono le più vicine miniere di ambra? Nella Scandinavia. Quindi vuol dire che intorno a 3.000 anni fa c'era già un fiorente commercio di ambra tra la Grecia e la Scandinavia. Cioè, che a volte noi pensiamo che questi non si muovessero, che non ci fossero, cioè è abbastanza interessante da un punto di vista geopolitico pensare che 3.000 anni fa arrivava abbastanza ambra in Grecia da scoprire dalla Scandinavia. Secondo me merita di essere sottolineato. La cosa che, come tanto per cambiare, ha fatto Rubens è la caduta di Fettoni. Devo essere sincero, non è chiarissimo questo quadro, però ha una forza di devastazione che è impressionante. Vedete cavalli sbandati in tutte le direzioni, ruote di carro messe per storto, cioè è veramente uno sconquasso totale. E quindi anche, diciamo, Fettoni ha avuto questo bel quadro. La prossima costellazione di cui parliamo è Orione. Orione è talmente bella di suo, fotografata, che non ci ho messo una immagine di un quadro, perché è un capolavoro di suo, cioè questa zona della cintura di Orione con la spada che pende dalla cintura di Orione e le nebulose, poi c'è la testa di cavallo, è talmente, poi non si vede granché bene, ma se uno la vede con i colori veri è veramente fantastica, e quindi meritava di esserci messo questo invece di un quadro di un imbrattatele tipo Rubens. Quindi ho messo anche un mito gentile, perché una volta tanto gli dei si comportano bene, e quindi questa è una piacevole eccezione. Allora comincia a Tebe, e c'è questo vecchio contadino che si chiama Ireo, anziano, e ci sono i tre moschettieri, Zeus, Poseidone e Dete, sono a cazzeggiare in giro, non vogliamo neanche saperlo cosa stessero facendo in giro questi tre. Però a un certo momento arrivano da Ireo, e Ireo li ospita, non sa chi sono, ma li ospita, ma non solo li ospita, uccide l'unico bue che ha per dargli da mangiare, per offrirgli, cioè un dono di ospitalità talmente incredibile che commuove questi tre altrimenti non proprio gentiluomini, e quindi gli chiedono a un certo momento: ma hai qualche desiderio, te cosa vuoi? Lui dice: ma io guarda, avrei desiderato un figlio, ma purtroppo mia moglie è morta. Cioè, vuoi ovviamente prendere un'altra moglie? No, io ho troppo rispetto del ricordo di mia moglie, per cui ho deciso di non avere mai più la sua moglie. Altra bastonata su Zeus, questa, nel senso, cioè che vede una persona per bene a un certo punto, e quindi che cosa succede? Che gli si rivelano e dicono: guarda, noi siamo gli dei massimi. E quindi porta qui la pelle del bue che è scoriato per noi. E lui la porta lì, e loro si calano le braghe e fanno pipì sopra. Io vorrei aver visto la faccia di Ireo questo giorno come ringraziamento, bastava anche due cioccolatini, cioè nel senso, e comunque fanno pipì su sta pelle di bue, e poi dicono: prendi questa pelle di bue, seppelliscila sopra sottoterra, e fra 9 mesi vai a scavare. Lui ovviamente fa quello che gli è stato detto, e dopo 9 mesi scava, e c'è un bel bambino che si chiama Urione, perché è stato generato dalla urina dei tre dei. E quindi poi nel tempo, sapete che nei fenomeni linguistici le lettere cambiano, le R diventano
essere Urione, cioè quindi c'è stata una metamorfosi anche delle parole, per cui Urione è poi diventato Orione. Allora, è figlio dei tre dei e della madre terra, Gea, perché comunque è stato tenuto in grembo sottoterra dalla madre terra. Nasce questo Orione ed è un grandissimo cacciatore. E a un certo momento si reca in missione presso il re Enotrione, che tra l'altro Orione ha già una fama di essere un bravissimo cacciatore. Lui ha un problema di fiere, potrebbe venire bene anche per il cinghiale, per un genere, però lui ha un problema di orsi, lupi, solite bestie che assediano il suo regno, e dice: guarda, se tu mi sbarazzi di queste belle feroci, in cambio ti do la mano di mia figlia, meno, ovviamente non è che l'ha chiesto, comunque guarda. Lui parte tutti i giorni, uccide un sacco di bestie e alla sera porta le pelli alla fidanzata, meno, finché a un certo momento guarda e dice: basta, finiti, li ho tolti tutti di mezzo. E lei dice: ma sì, può darsi, però non mi sembra, ma forse ce n'è ancora qualcuno. Prende un po' tempo, anche perché prima di tutto era lui il primo che voleva possedere la figlia, perché non ci facciamo mancare nulla, no? E quindi cerca di calciare la palla in angolo. Orione insiste, allora lui dice: dai, beviamoci su. Lo fa ubriacare e lo acceca. Lo acceca e lo caccia. Allora Orione è cieco, è disperato. In suo aiuto arriva Cedalione, che è un nano che gli si siede in groppa e praticamente lo guida, come guidare un cavallo. E dove lo guida? Lo guida, lui ha avuto una soffiata, per cui se fosse riuscito ad arrivare nell'isola dove c'era il dio Elios, il dio Elios avrebbe potuto curarlo. E così infatti avviene. Quindi Orione riacquista la vista grazie all'intervento del dio Elios, ma purtroppo Elios si innamora di Orione. E vabbè. E fosse lì finita. Il problema è che Elios ha una sorella e si chiama Elios. E anche la sorella si innamora di Orione. Ora, avere un amante forse è un casino, averne due presumo sia peggio, averne due di due sessi diversi, averne due che sono anche fratelli e in più sono pure dei, insomma si metteva malissimo per Orione la situazione, perché insomma, allora fortunatamente prende in mano le redini di Eros che rapisce Orione e se lo porta via, e lo porta all'isola di Dio, almeno ha risolto. Solo che Orione è un goccino arrabbiato con Enotrione, per cui cioè, vuole andare ad ammazzarlo. E lo cerca disperatamente. Lo cerca Chio, ma è scappato, lo cerca Creta, ma è scappato, cioè lo insegue, ma non riesce a beccarlo. Enotrione si è dato e quindi non lo becca. Però in questo suo girovagare incontra la dea Artemide. La ricordate quella di prima? Che come sempre dice: ma tu sei un ottimo cacciatore, vieni a caccia con noi. E allora loro passano il tempo andando a caccia con i cani, che sono Sirio e Procione, altri due nomi che poi saranno cani maggiori e cani minori, che saranno in cielo vicino a Orione, e vanno a caccia tutto fila liscio, ma a un certo momento Artemide, che è la dea della castità, comunque si innamora di Orione, perché è veramente una cosa spettacolare. Ma Orione gli dice: no, guarda, scusa, io però sono fedele a Eros. E quindi Artemide ancora più, diciamo, stima Orione, perché dice: questo è veramente bello, ma anche una persona veramente per bene, eccetera. Purtroppo qualcuno a un certo momento le dice che Orione è andato a infastidire le Pleiadi. Le Pleiadi erano un gruppetto di ragazzotti, no? E quindi lui non si sa se sia vero, erano le figlie di Atalante, insomma, Artemide non la prende bene, dice: scusa, a me mi hai rifiutato, perché sei fedele a Eos e poi vai a farlo scemo con le Pleiadi, non va bene, ti ammazzo. E quindi come fa ad ammazzarlo? Carica lo scorpione, che era il servo fedele. E ci sono due versioni del modo in cui lo scorpione uccide Orione. Nella prima versione
lo scorpione attende che Orione e Sirio si addormentino, entra nella tenda e li uccide nel sonno, pungendoli col suo aculeo. Nella seconda è ancora più terribile, perché nella seconda succede che c'è una lotta furibonda fra Orione e lo scorpione, ma a un certo momento Orione si rende conto che lo scorpione è immortale, quindi c'è poco da lottare. Per cui decide di fuggire, si butta in mare e si mette a nuotare disperatamente verso l'isola di Delfi, per dire magari mi vado a far aiutare da Eos, visto che tutto sommato le sono rimasto sempre fedele. A questo punto probabilmente sempre la stessa persona che aveva detto che faceva lo scemo con le Pleiadi va da Artemide e le dice: ah, ma tu saresti brava con l'arco, cioè, più brava di tutti, guarda quel puntino là in mare, ce la fai a colpirlo? E lei prende la mia e ovviamente lo trafigge subito, no? Senza sapere che era lui che stava nuotando. Dopodiché se ne accorge, è comunque disperato, dice: non mandare ad ammazzare, sei così disperata, e quindi cerca di farlo tornare in vita, ma non ci riesce. Comunque tutti questi vanno poi a finire in cielo, sapete, Orione il cacciatore, Sirio, Procione, cioè i cani, le Pleiadi di cui abbiamo parlato, sono tutte lì in quella stessa zona. Questa è un'immagine, contrariamente a quello che avevo detto, comunque, dove vedete il nano Cedalione che sta conducendo Orione verso l'isola, verso Helios, verso il re del sole, e questa invece è Artemide vicino al cadavere di Orione dopo che l'ha trafitto e va a vedere quello che ha fatto, insomma. Allora, ci avviamo alla conclusione, nel senso che questo è l'ultimo blocco di costellazioni di cui parleremo. I miti che sono agganciati a questi sono, secondo me, i più belli di quelli che abbiamo visto stasera, quindi io, quello che io ho tenuto in fondo, almeno a me piacciono più che gli altri. Vediamo questa foto di gruppo, che comunque, tanto per cambiare, è un dipinto di Rubens, che sta a San Pietroburgo, e vediamo Perseo che libera Andromeda, qui c'è Pegaso, il cavallo alato, notate lo scudo con la testa di Medusa dentro. E questi sono un po' i protagonisti principali di cui parleremo nella parte finale, cioè adesso. Allora, cominciamo dall'inizio. C'è un tizio che si chiama Acrisio ed è il figlio di Amante, era re di Argo. Aveva anche un fratello, poi ne parliamo, e Acrisio con la moglie Euridice regna su Argo. E hanno una figlia, Danae, bellissima ragazza, brutte non ce ne erano, comunque bellissima. E Acrisio, che era il fratello, ovviamente cosa fa? Violenta la nipotina, perché facciamoci mancare qualcosina. Violenta la nipotina e questo non è gradito ad Acrisio, ma non tanto perché gli ha violentato la figlia, perché il problema è che Acrisio ha avuto una soffiata. Cioè un oracolo gli ha detto che lui sarebbe stato ucciso dal figlio della figlia. Per cui lui cerca di tentare, diciamo, il più possibile che Danae non diventi madre, visto che il figlio lo avrebbe ucciso, no? E quindi che cosa fa? Visto che è bravo, è un buon uomo, non è che dice uccido la figlia, no, è un uomo qua, quindi la rinchiude in una torre per tutta la vita, perché è un uomo. E essendo così buono, gli dà anche una compagna di stanza, è chiusa in questa torre, ma purtroppo Zeus la vede comunque. E quindi Zeus che cosa fa? Diventa nebbia dorata, filtra dalla porta, filtra dalla finestra e possiede Danae. E ovviamente la mette incinta e poi nasce Perseo. Nato Perseo, a un certo momento Acrisio sente il vagito del bambino, va su, vede il bambino, ha disperazione, ovviamente ammazza subito la compagna di stanza e poi gli verrebbe da uccidere anche la figlia, c'è tutto il figlio, però, e soprattutto il nipotino, ma lui l'abbiamo già detto, è un uomo buono, e quindi non li uccide. Cosa fa? Li chiude in una cassa e li butta in mare, perché è un buono, in fondo, è un uomo buono, no? E quindi Simone Liceo, 6 secoli avanti Cristo, 6 secolo avanti Cristo, compone un canto.
ci rimane questo lamento di Dante. Ora, io non ho fatto studi classici, quindi non so dire se questo è vero, ma pare che sia il momento più alto dell'intera letteratura greca, quello che stiamo per leggere. No, ve la rivendo come l'ho letta, nel senso è una cosa eccezionale. Devo dire che è estremamente toccante. Adesso lo leggiamo insieme, è estremamente toccante anche per altre considerazioni che faremo subito. Prima però di leggere il lamento di Danae, vediamo due versioni della possessione. Nella prima, di Tiziano, vediamo la nebbia dorata che sta per possedere la ragazza. In questa versione, ci sono due versioni che ha fatto notare la mia collega di scuola e mi ha fatto vedere anche l'altra, le ha fatte entrambe, ma nella seconda non c'è questa signora, o nella prima, non c'è la compagna di stanza, c'è un amorino al suo posto, per sottolineare quello che sta per accadere. Però diciamo è comunque una visione del 1500 abbastanza casta. Così non è la prossima, che è, non dico che è al limite della pornografia, però è un, questo è Klimt, un dipinto del 1907, e diciamo che l'atto sessuale decisamente più esplicito, basta vedere la posa delle gambe e anche il viso della ragazza non è, diciamo, estasiato e puro come il Tiziano, ma è decisamente diverso, diciamo. Non scendiamo, non sono un critico d'arte, però la differenza tra i due dipinti è abbastanza marcata. Siamo pronti per leggere insieme il lamento. Quando nell'arca regale sono chiusi in una cassa, quindi, però effettivamente lui è figlio di re e quindi un'arca regale, l'impeto del vento e l'acqua agitata la trascinarono al largo, Danae con sgomento, piangendo, distese amorosa le mani su Perseo e disse: «O figlio, qual pena soffro! Il tuo cuore non sa, e profondamente tu dormi, così raccolto in questa notte senza luce del cielo, nel buio del legno serrato da chiodi di rame. E l'onda lunga dell'acqua che passa sul tuo capo non ho, nel rombo dell'acqua, nella rossa vestina di lana, giace reclinata al sonno del tuo bel viso. Se tu sapessi ciò che è da temere, il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce, ma io prego, tu riposa, o figlio, e quiete abbia il mare, e il mare senza fine riposi. Un mutamento avvenga ad un tuo gesto, Zeus, padre, e qualunque parola temeraria io urli, perdono, la ragione, mamma mia». Cioè, veramente la disperazione di una madre che si rende conto che lei e il figlio stanno per morire nell'acqua. E c'è un'invocazione finale, Zeus, padre, mai così vero, se era davvero il padre, Zeus, questo bambino. E però il fatto che comunque lei gli chiede comunque perdono, nel senso, perché lei sta quasi imprecando contro Zeus, no? Per la situazione in cui l'ha messa, però comunque chiede di perdonarsi. L'altra cosa che è abbastanza scioccante è questa visione di questo bambino naufrago nella veste, nella rossa vestina di lana, perché tutti noi abbiamo in mente quel bambino che è il simbolo di quel terribile naufragio di 4-5 anni fa, dove sono morti in una maniera, perché c'era questo bambino con una vestina rossa sulla spiaggia. Quindi è estremamente attuale anche per questo, no? La tragedia di quelli che muoiono in mano. Fortunatamente per loro invece finisce bene, nel senso che Zeus si mette una mano sulla coscienza e li fa approdare a Serifo. E ovviamente cosa succede? Appena arriva a Serifo, il re Politeo insidia immediatamente la mamma, immediatamente. Cioè, lei si rifugia nel tempio di Atena con Perseo. E quindi Perseo cresce nel tempio di Atena, che comunque è inviolabile, anche il re non riesce, il re Politeo non può di tanto andare dentro, e quindi Perseo cresce, Politeo tant'è cerimugina, a un certo momento trova la chiave, dice: se io mi tolgo dai piedi Perseo, forse finalmente riesco a possedere Danae. Allora convince Perseo ad andare a uccidere la Gorgone, lo convince e dice: guarda, tu sei in gamba, ce la puoi fare, c'è una presa difficile, però
difficile, disperata. Le vediamo. Questa è Medusa in un lavoro attribuito a Bernini, non si sta sarebbe fatto veramente dopo, è della sua scuola, che è il museo di Capitolo. Chi era Medusa? Era stata una bellissima donna, però a un certo momento il re del mare Poseidone l'aveva posseduta nel tempio di Atena e Atena non l'aveva presa bene. E quindi che cosa fa Atena? L'aveva trasformata in un orribile mostro. Mani di bronzo, d'oro, scagli, zanne da cinghiale, serpenti per capelli, poi tutti gli optional, ma soprattutto il suo sguardo pietrificava chi incrociava questo sguardo. Era una delle tre gorgoni, tre sorelle, era peraltro anche l'unica non immortale. E quindi effettivamente l'impresa era fattibile, non la mandava, diciamo che non veniva mandato a uccidere un essere immortale, come quando Orione cercava di combattere contro lo scorpione. Però diciamo che era comunque un'impresa al limite dell'impossibile. Allora, però, diciamo che lui è cresciuto nel tempio di Atena e quindi ci sono Atena ed Hermes che si offrono a verità. Anche perché comunque Atena è la stessa Atena e quindi diciamo che comunque con la Gorgone aveva un mondo aperto. E quindi trova due sponsor e qui scatta l'adventure, nel senso che ci vuole veramente il necessaire per fare l'impresa. Allora, la prima cosa che ci serve è uno scudo lucidissimo, perché non potendo guardare la Gorgone, perché sennò sarebbe stato pietrificato, lui deve guardarla attraverso uno specchio, no? Tipo il retrovisore, perché in questo modo lo specchio evidentemente annullava il potere pietrificante dello sguardo di Medusa. E questo glielo dà Atena, vabbè, una degli sponsor dell'impresa, quindi ce l'ha subito. Poi aveva bisogno di una spada a falce, perché non era facile tagliare la testa a Medusa, perché abbiamo visto che aveva le scaglie da tutte le parti, cioè ci voleva una lama particolare che era stata forgiata non so dove, e quindi ce l'aveva Hermes, e questo è l'altro sponsor dell'impresa, quindi anche questa se la procura facile. Poi gli serve una rapidamente i calzari alati per volare veloce nel regno di Medusa, l'elmo di Ade che rendeva invisibili, sembra Harry Potter, e una sacca magica dove riporci, sembra Harry Potter, in realtà è Harry Potter che sembra questo, però forse una sacca magica dove riporre la testa una volta tagliata. Tutte queste cose qui non ce l'avevano i due sponsor, ma ce l'avevano le ninfe Stigie. Che problema c'è? Andiamo dalle ninfe Stigie e lo vediamo. Nessuno sapeva dove stessero le Stigie. Le uniche che sapevano dove stavano di casa le Stigie erano le Graie. Le Graie erano le sorelle delle Gorgoni. Ora, questo voleva dire che lui doveva andare dalle Graie e chiedere un'informazione di dove stessero le ninfe per prendere la roba per andare a ammazzare le sorelle. Vi rendete conto che anche questo non era proprio semplice. Chi sono le Graie? Le Graie sono tre sorelle rappresentate come dei cigni, in realtà sono tre vecchie, proprio vecchie, tant'è vero che Graie è la forma italianizzata del greco per grigio, e il grigio è il simbolo della vita. Tanto è vero che queste tre avevano in tre un occhio e un dente, in tre. Quindi quando una doveva vedere, dice, mi dai un attimo l'occhio, questa si staccava l'occhio, lo dava all'altra, ok, adesso vorrei anche mangiare, si toglieva il dente, lo dava all'altra e mangiava. A me viene sempre da pensare che in genere si dice male ingraiate, sembra che ci stia bene, era veramente un po' male ingraiate. E quindi uno dice, sfrutta questo fatto qua, buon per sé, nel senso che nel momento in cui una si toglie l'occhio e lo sta passando all'altra, lui arriva, arriva velocissimo e gli ruba un occhio e dice, se volete l'occhio mi dovete dire dove stanno le ninfe. Allora fanno un po' di lotta, però sono ciechi, che si deve fare. E quindi a un certo momento cedono, danno l'informazione dove stanno le Stigie danno il mancante per l'opera, per la missione, e finalmente lui parte
e uccide Medusa. Arriva velocissimo con il calzare alati, l'elmo dell'invasibilità, le taglia la testa, mette la testa nel sacco e scappa. Un'azione da comando. Sta tornando indietro, taglia la testa, e nel momento in cui taglia la testa nascono i figli, perché lei era stata posseduta da Poseidone e quindi era rimasta incinta e nascono dal sangue. E nascono queste due creature. Una è Crisaora, di cui non ci curiamo, è un gigante, lo lasciamo al suo destino. L'altra è Pegaso, che diventa il fedele compagno di Perseo, il cavallo alato. Allora, lui sale sul cavallo alato, fa ritorno, vuole tornare indietro, a un certo momento vede un bel giardino, dice quasi quasi faccio una sosta, magari fare un disegnino, non lo so, si ferma, è il giardino delle Esperidi e c'è Atlante che fa la guardia. Atlante un gigante che non vede di buon occhio gli stranieri. Perché non vede di buon occhio gli stranieri? Perché anche a lui hanno fatto una profezia e gli hanno detto che sarebbe stato ucciso dal figlio. Quindi lui si mostra molto scostante e Perseo dice: ma non ti deve preoccupare di me, pensa che io sono figlio di Zeus. Cioè, gli dice proprio la parola perfetta che quello là non poteva sentirsi dire, no? E quindi ovviamente Atlante si avventa su Perseo, avrebbe avuto facilmente ragione, ma Perseo c'ha l'arma segreta, tira fuori dalla bisaccia la testa di Medusa e pietrifica Atlante. Perché se si è fermato lì non mi è chiaro, non so, forse. Comunque, lui riparte e, tra l'altro, tornando indietro, sorvola il deserto della Libia e, sorvolando il deserto della Libia, sgocciola del sangue dalla bisaccia della testa di Medusa. E dal sangue che tocca il deserto nascono delle serpi terribili, velenosissime, e da quel giorno il deserto della Libia è popolato da serpenti estremamente velenosi. Alla fine arriva nella terra degli Etini e vede una ragazza incatenata a una montagna e vede un mostro marino che sta andando a mangiarsi. Una scena abbastanza cruenta, vede tutti che piangono, disperati, e lui non è che fa qualcosa, si ferma a parlare. Perché dice, parliamo. E allora gli raccontano, cioè, si presentano, c'è il mostro che arriva, ma anche lui probabilmente si ferma, dice, ah, c'è l'eroe, aspettiamo un attimo. Andromeda era la figlia di Cefeo e Cassiopea, re e regina. Purtroppo Cassiopea aveva sfidato in bellezza le Nereidi e di nuovo le Nereidi si erano arrabbiate, forse perché aveva vinto Cassiopea, non lo so. E quindi avevano detto, erano andate a ragnarsi col padre, il dio del mare, e il dio del mare manda la balena Borea, Ceto, a devastare il regno di Cefeo e Cassiopea. Oppure alternativa è che gli danno in pasto alla figlia. Ovviamente non c'è problema, sacrifichiamo la figlia, dov'è il problema? Allora, Perseo dice, vabbè, me la salvo io, Andromeda, qual è il problema? Vi sconfiggo il mostro, poi me la fate sposare? Cioè, tutta tua, va bene, va benissimo. E quindi abbiamo questo dipinto, carinissimo secondo me, Uffizi, perché è una storia rimata. Vedete, lassù in cima, Perseo che arriva con i calzari alati, in questa versione non c'è Pegaso, ci sono mille versioni, no? Sta arrivando e vede la triste storia, vede Andromeda incatenata, vede il re e la regina, tutti quanti che piangono, disperati. Poi lui lotta con il mostro, lo sta uccidendo, chiaramente, e poi sempre lui, che qui si vede un po' meno bene, nella festa, di nuovo, qui c'è di nuovo il re, vedete, lui è triste, Cipriano era contento, e c'è Andromeda, la liberata, sempre mezza nuda era, mezza nuda rimane, ma proprio insomma. E quindi c'era caldo, e quindi è carina perché ci sono, è come se fossero tre tavole sovrapposte con tre momenti differenti. La cosa va esattamente così. Lui sconfigge la balena, la uccide e alla fine pone sulla balena così. Probabilmente ci mette comunque la testa della Gorgone sopra, la Medusa lì. Esce di nuovo qualche goccia di sangue che va in mare, ma questa volta ha un effetto benefico e nascono i coralli, anche questi sono stati generati dal sangue di Medusa. Come i serpenti velenosi della Libia, invece nel mare hanno creato i coralli.
tutto bene, tutto è finito benissimo, perché Perseo sposa Andromeda, al banchetto, al matrimonio, ti esce lo zio Fineo. Lo zio Fineo era il promesso sposo, al quale era stato detto: vuoi mica andare contro il mostro? Io ho detto: ma figuriamoci, cioè, sì, ma facciamola mangiare, ma chi se ne frega. E quindi a questo punto, però, dopo che si è salvata, dice: no, me la devo sposare io. Insomma, dalle parole si arriva alle mani, dalle mani alle armi, e scoppia una lotta nella quale Perseo di nuovo avrebbe avuto la peggio, ma come sempre lui ha l'arma segreta, tira fuori la testa di Medusa e pietrifica tutti quelli che ce l'hanno con lui. Rimane solo Fineo, che da davvero cuor di leone, ma da lui dice: piangelo, supplica in ginocchio, non mi pietrificare, e lui lo pietrifica. Però è tutto un pezzo, e quindi a questo punto, finalmente, belli felici, persegue Andromeda, salvo su Pegaso, e tornano a Sirena da mano, no? Arrivano giusto in tempo per salvare Daniel, che era stata condannata a morte da quel tempo, perché dopo anni, insomma, non riusciva, ma allora ti faccio ammazzare. E tra l'altro lui si mette a parlare con Polidei, dice: cosa fai? Qua ti avevo mandato a fare una cosa, sei già tornato. E dice: no, ma guarda, io l'ho fatto, l'ho ammazzato. Mi dice: ma no, non è vero, ma sì, è vero, ma non ci credi? Tira fuori la testa e pietrifica anche Polidei. Noi ci siamo scaricati anche per te. E quindi finalmente a questo punto tutti, la famiglia ricomposta, salgono e partono verso Artago, desiderosi anche di incontrare il nonno. Ricordate Crisio, quello che era un buon uomo, no? Quello che gli aveva fatto tanto bene. Allora, a Crisio scappa, perché dice: marca marcia, la profezia, e quindi scappa. A Crisio scappa, e loro effettivamente l'avevano perdonato, non l'avevano. In realtà Perseo non l'aveva manco conosciuto il nonno, cioè era stato buttato da infante nel mare, quindi però tutto era andato per il meglio, tutto sommato dopo tanti anni l'aveva perdonato. Passano gli anni, a un certo momento il buon Perseo viene invitato a un torneo alla Rissa e lui si cimenta nel lancio del disco. Però Perseo, cioè, è un eroe, c'ha due muscoli, che lui prende questo disco, lo tira, e il disco vola talmente in alto che finisce il campo e arriva negli spalti e prende in testa uno e lo ammazza. E secondo voi chi era? Era proprio Crisio. E così la profezia finalmente ha compimento, quindi è stato davvero ucciso dal nipote. Non l'ha fatto molto apposta, però insomma gli ha tirato un piatto in testa. Perseo è tristissimo per questa cosa, perché veramente ce l'aveva con un nome talmente triste che rinuncia al trono di Argo e fa scambio, dice: ti do il mio regno, fa scambio di regno con quello di Tirinto, il cugino Megapene, lo ricorderà, il figlio di Preto, quello che aveva violentato la madre da piccolo, ha scambiato il regno. Lui e Andromeda regnano felici, hanno vita lunghissima, hanno un miliardo di figli, tra cui uno che si chiama Perse, che è il fondatore dei Persiani. Tra cui e l'altra cosa che fece è fondare Micene. La fondazione di Micene è carina perché c'è un giorno in cui lui è molto stanco, c'è un caldo tremendo e assettatissimo vede un fungo e da questo fungo sgorga un ruscello. Ora, non so bene che fungo fosse, poteva avere proprietà forse non proprio farmaceutiche, diciamo. Comunque, i funghi in greco hanno una ragione, dice che è mycos, tant'è vero che noi mangiamo i macromiceti, cioè i funghi si chiamano macromiceti, i funghi sono miceti, e quindi micene deriva dal fatto che è stata fondata dove questo fungo ha originato questo ruscello. E quindi diciamo che qui abbiamo completato il giro delle costellazioni, e quindi vi ringrazio. Spero di aver tenuto fede al fatto di non parlare di matematica, minimamente.
è scappato solo Taliet a un certo punto, ma basta. Quindi va bene, non credo. Cioè, ci sono domande? Racconto del terrore, che mi spiego. Eh sì, no, nel senso che... Ma dove hai letto tutta questa roba? Cercandola qua e là, in giro, con i libri un po'. Le metamorfosi ce ne tante, c'è pieno di situazioni, però sono veramente pesanti, proprio una vestita e l'altra, nel senso. Il ruolo della donna è veramente, diciamo, marginale, diciamo, e quindi va bene. Sono delle domande? Grazie. Domande? Grazie. Allora, partiamo. Niente, domande. Sono domande di grazie di tutti e di grazie al professore Lanza, grazie a voi, devo scaricare. Interessante, piacevole, insieme una cosa di un racconto veramente avvincente. Molto complessa, abbiamo dei miti complessisti, sì, poi pieni di varianza, quindi. Sì. Per cui ancora grazie e ci vediamo la prossima volta. Venerdì prossimo credo che sarà venerdì di pausa, quindi ci vediamo. Bene, grazie a tutti. Grazie. Ciao.